Termina anche il Day 1C qui al Dex 6 a Nova Gorica e come per gli altri due day siamo con il chip leader della giornata, che è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Paolo Della Penna, come stai? Bene, grazie, buonasera a voi. Come è andata allora, Paolo? Intanto quanto abbiamo imbustato? Abbiamo imbustato 248.600, oggi è andata proprio è andata bene, sì. Ho avuto degli incroci favorevoli, ho chiuso i miei progetti, gli altri non hanno chiuso i loro e quindi è andata bene oggi. Sì. Perfetto, 248 è il doppio dell'average di oggi e ti do questa notizia in anteprima, sei il chip leader totale del torneo perché il chip leader dei 1B era 2.31. Ah bene, no, questo mi fa piacere perché secondo me nei tornei è fondamentale partire bene perché si vede subito un po' se un torneo si incanala nella giusta direzione, poi speriamo che continui. Deve continuare. Però per ora è andata bene, dai, sono contento. Paolo, come ti trovi con un dip, con 70.000 di partenza, con i bui giocabilissimi, dici un po' di queste ISO? No, a me piace molto questo torneo, anche perché l'ho fatto dalla prima edizione, ho avuto la fortuna anche di vincerne uno nel 2012, è una struttura che mi piace, molto giocabile. Complimenti a voi perché non tutti oggi possono permettersi di fare un torneo come questo. Di solito si cerca di accorciare un po' per risparmiare sui costi, per tanti motivi, invece questo è veramente un bel torneo, complimenti. Grazie. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare a dormire che l'orario è proibitivo. Come affronterai domani questo dei due e insomma la tua tattica di gioco cambierà? Avendo un buono stack cercherò intanto di studiare il tavolo nelle prime fasi della giornata e dopo cercare di adattarmi un po' a quelle che sono anche le caratteristiche appunto del tavolo, no? Questo bisogna sempre farlo. Bene, allora Paolo noi ti ringraziamo, noi diamo l'appuntamento a questo punto a domani al dei 2 alle ore 14, ci rivedremo con circa 110 giocatori in totale e in bocca al lupo a tutti e buonanotte dalle ISOP. Buonanotte, grazie a voi.